Con me Luciano Nobili, salve Nobili, Italia Viva. Nobili, prima di darle la parola, la faccio sentire Buongiorno. quella frase, diciamo ormai già cult di Renzi: se ti servono le poltrone ce le hai, caro Conte. Sentiamola un momento e poi arrivo da lei. A chi dei suoi collaboratori continua a chiamare le redazioni dei giornali per dire che noi siamo alla ricerca di qualche poltrona, le comunico che se ha bisogno di qualche poltrona ce ne sono tre, due da ministro e uno da sottosegretario a sua disposizione in più. Se lei invece ha desiderio di ragionare sul serio, concretamente per il bene del paese, spieghi ai suoi collaboratori che chiamano le redazioni che questo non è un talk show, che questo non è il Grande Fratello, perché questo è il Parlamento, questa è la politica, questo è il coraggio che Italia Viva ha e che spero abbiano altri. Allora, Luciano Nobili, insomma, bello tosto. Andate fino in fondo a sto giro. Ha sentito che Ma Centinaia come dice che dicevi non si fida delle minacce il di cuore. Renzi? Ma io sono contento che Centinaio non si fida, è più che naturale che non si fidi. D'altronde, se Conte c'è è perché ce l'ha portato Centinaio, ce l'hanno portato loro col governo Conte 1 e mi rendo conto che non si fidi Centinaio perché faceva il ministro, erano al governo e grazie a una mossa di Renzi oggi è all'opposizione. Quindi è Vabbè, la comprensibile mossa che non del si fidi. cavallo è vostra, Le questioni però, sono eh. due. Ma ve lo siete Esatto, rimbarcati appunto, voi, appunto, eh? appunto. Nobili, ve lo siete Vabbè, adesso le rimbarcato questioni voi, sono due. Conte? Le questioni però. Noi l'abbiamo mandato a casa, voi l'avete Sì, però risuscitato. diciamo, voi È bella sta No, noi scenetta, l'abbiamo. Noi abbiamo mandato a casa no? voi, Il ma rimpallo comunque su Conte non è è una male, devo discussione che dire. tanto adesso parliamo delle cose che invece interessano magari a chi ci ascolta. La prima è che obiettivamente, lo diceva adesso Deborah Serracchiani, io l'ho detto anche oggi, un po' le ragioni sociali, la ragione sociale con cui è nato il governo Conte bis si sono esaurite, perché noi questo governo l'abbiamo fatto per impedire l'aumento dell'IVA, ricorderete che eravamo a un passo dall'aumento dell'IVA, impedire i pieni poteri a Salvini e impedire che ci si allontanasse dall'Europa e si perdesse questo treno di risorse d'Europa. Queste cose le abbiamo fatte. Quindi o ci diamo una nuova mission, un nuovo orizzonte, un programma della seconda parte della legislatura, un piano per le cose da fare da qui al 2023, ed è quello che abbiamo chiesto noi, ma che ha chiesto Renzi insieme a Zingaretti, allo stesso Di Maio, col tavolo dei leader che si è insediato per una sola riunione a Palazzo Chigi, per dare forza e nuovo respiro a questa Scusi, azione di governo, per darci un nuovo orizzonte. mi faccia un favore, Nobili, perché Conte le fa sapere le cose che vi vuole dare, no? Perché Conte in effetti ieri un po', secondo me, si è preoccupato e si è spaventato e oggi parla con molti grandi giornali. Io ho qui davanti il pezzo di Ciriaco, ma ce ne sono tanti, c'è la Ma Conte ha Guerzoni. detto, Conte, Mirta, Promette delle cose Conte ha già detto lui. che è un equivoco, ha detto. È come quando. Sì, ma Conte ha detto che è un equivoco, come quando uno arriva a casa, trova l'amante nell'armadio e dice, cara, non è come pensi. Ma non Scusi, c'è no, perché l'equivoco, se ho capito diciamo, mi bene, fa sembra delle tutto molto promesse. Adesso chiaro, mi aiuta diciamo. anche Maria Teresa su questo, ma fa già delle promesse. Cioè, promette a Renzi che la norma sulla governance non andrà in legge di bilancio, quella sulla task force, e che invece sarà apposta in un apposito decreto, che il Parlamento avrà tutte le possibilità di modificarlo eventualmente, e poi parla di un gigantesco fraintendimento. Ma se lui fa dei passi avanti per voi va bene, o deve ritirare la task force, punto e basta, se no non se ne parla. Io questo non ho capito. Allora, noi non siamo, lo dicevo, ricordava Deborah Serracchiani, anche Graziano Del Rio, ieri magari con meno veemenza di Matteo Renzi, ma l'ha detto forte e chiaro anche lui, come Ettore Rosato, l'ha detto alla Camera dei Deputati. Cioè, il punto è molto semplice, c'è un'occasione che l'Italia non può perdere, 200 miliardi di euro. Il tema è chi decide quanti di questi soldi vanno sulle infrastrutture e a quali infrastrutture? Chi decide quanto di questo va sulla sanità e per quali interventi, quali ospedali, quali pronti soccorso? Chi decide quanto va sulla scuola e così via? Secondo noi lo deve decidere la politica, perché la politica risponde ai cittadini, è eletta e viene votata. Non solo quella di governo, mi permetto di dire, perché siccome Quindi faremo governo e scelte impegnative per i Parlamento. prossimi 10 o 20 anni, è giusto ascoltare anche l'opposizione. Non c'è il televoto da casa. Ok, Devono decidere i chiarissimo. membri del Parlamento, È non chiarissimo. qualcun altro nascosto da qualche altra Fatemi parte. sentire Maria Teresa.